Buongiorno e benvenuti ad Autoprodottamente Burrasca! Oggi andiamo insieme a vedere la zucca cappello del prete, visto che Tiziana mi ha donato dei semi che non vedo l'ora di piantare quest'estate. Però prima vi volevo ricordare di andare qua sotto in descrizione, dove troverete tutti i link dei canali dei Burrasca. Mi raccomando, iscrivetevi. Bene, andiamo a vedere subito la scheda tecnica della zucca cappello del prete. Zucca cappello del prete o berrettina. Tipica della pianura reggiana e mantovana, ma diffusa anche nel parmense, deve il suo nome alla forma a due falde, quella superiore più larga e quella inferiore più stretta, che ricorda il tipico copricapo del parroco in uso fino agli anni 50. Non si hanno notizie precise sull'origine storica della zucca cappello del prete, anche se queste zucche compaiono già dai dipinti tra il 500 e il 600. Purtroppo nei trattati di agronomia e orticoltura dal 700 a oggi si riportano testimonianze limitate sulle zucche, essendo considerate colture minori riservate all'ambito domestico. Pur essendo originaria di due regioni, Emilia Romagna e la Lombardia, l'Università degli Studi di Pavia ha iscritto tale zucca al registro delle varietà di conservazione con il nome di zucca cappello del prete mantovana, indicando la zona di origine tra i comuni della provincia di Mantova. La zucca cappello del prete ha reso famosi i tortelli di zucca, anche se sta scomparendo a causa della minore produttività, poco adatta alla commercializzazione visto la notevole varietà di pezzature che va da 1 a 5 kg. Era molto diffusa nelle campagne fino all'ultimo dopoguerra, poi è stata progressivamente sostituita da varietà più facili da preparare e cucinare, o di pezzatura superiore e più precoci, di conseguenza più adatte alla grande distribuzione. Pur con i limiti commerciali imposti dalla moderna distribuzione, si sta recuperando per la sua superiorità organolettica, che rimane indiscussa. È sufficiente cuocere in forno la sua polpa leggermente farinosa per rendersi conto della sua qualità. Questa zucca richiede molto spazio, i suoi tralci possono raggiungere anche la lunghezza di 10 metri, mentre il suo apparato radicale è molto ramificato, solo in parte penetra nel terreno e in profondità. Per questo le piante si seminano a grande distanza. È molto esigente in fatto di concimazione, ama i terreni ben lavorati e molto ricchi di sostanza organica, per questo i contadini tendevano a coltivarla intorno alle concimaie, dove le zucche crescevano a dismisura trovando nutrimento e sazietà. Che dire, posso solo ringraziare Tiziana per avermi fatto avere questi semi della zucca cappello del prete e spero di riuscire a coltivarla per poi donare i semi a chi li vuole. Da Autoprodottamente Burrasca è tutto, alla prossima!